a tutte ragazze, sono qui perché abbiamo raggiunto e superato i 1500 iscritti al mio canale, vi ringrazio tantissimo, come vi avevo promesso sono qui a realizzare questo contest, proprio per ringraziarvi, per premiare una di voi. Adesso parto subito con le regole. Allora, dovete essere iscritti al mio canale. Quindi mi raccomando, se non siete ancora iscritte, iscrivetevi. Poi dovete essere maggiorenni o comunque avere il consenso dei vostri genitori. Dovete essere residenti in Italia, perché purtroppo non dispongo di tanti soldi e le spedizioni all'infuori dell'Italia vengono a costare veramente troppo, quindi non me lo posso permettere. Questo non è un giveaway, quindi non si tratta di lasciare commenti al video, ma dovete realizzare voi un video in cui mostrate delle creazioni fatte appunto da voi. E mi raccomando, non voglio video fatti con le slideshow, ovvero con le foto, bensì dovreste essere voi stesse a mostrare con le vostre manine le vostre creazioni. Se volete potete parlare, se non volete potete lasciare muto, mettere una musichetta, come più preferite. L'importante è che siano le vostre mani a mostrare quello che voi avete creato. Minimo dovete fare 15 creazioni, 15 ciondolini più che altro, non tanto collane, bracciali, orecchi, ciondoli. Non c'è un massimo, mi raccomando cercate di non superare magari 5 minuti di video, visto che poi li devo visionare tutti. Allora, il tema per le creazioni ovviamente è la primavera. Oggi è il 21 marzo, è il primo giorno di primavera e infatti il contest parte esattamente oggi e scade tra un mese esatto, quindi 21 aprile, salvo possibili proroghe, vediamo sul momento. Quindi dovete realizzare tutto ciò che la primavera vi fa venire in mente. Posso darvi dei suggerimenti su quello che mi piace, fiori, farfalle, insetti di ogni tipo. E più che altro a me piacciono tantissimo, ma proprio tanto, i colori pastello o i colori perlati, quindi magari tenetene conto per i vostri soggetti. Poi andiamo avanti con le regole. Una volta che avete caricato il video su YouTube, dovete metterlo come video risposta a questo mio video. Nel video poi dovete scrivere nel titolo Contest Entry for Puccina Creations trattino la primavera. Qua non mi stava, non l'ho scritto. Inoltre, nell'info box, ovvero in quello spazio sotto al video dove potete inserire tutte le informazioni che volete, dovete spiegare perché vi vorreste vincere questo contest. Le regole sono finite, poi come vedete qua a vostra discrezione vi chiedo se vi va di mettere il mi piace a questo mio video e aggiungerlo ai preferiti, ma siete libere di non farlo se non vi va, se no sarebbe una cosina in più. Comunque, queste sono appunto le regole. Ci sarà una sola vincitrice che verrà scelta in base al mio gusto personale, quindi tenete conto dei suggerimenti che vi ho dato prima e comunque in caso avessi difficoltà a sceglierne una, perché magari mi ritrovo con due o tre video preferiti, farò un'estrazione a caso sul momento. Il premio vi verrà spedito a mie spese, questa volta con prioritaria, perché al momento non posso permettermi di fare spedizioni più costose, visto che la raccomandata ha aumentato il prezzo e mi sto rendendo conto che nel mio paese ogni tanto fanno un po' i furbetti, quindi preferisco spedire con prioritaria, tranquilla e sempre arrivato tutto, senza problemi. Poi, una volta che avrò decretato la vincitrice, lei avrà 3 giorni di tempo per contattarmi, quindi mi raccomando, partecipate solo se siete realmente interessate e se seguite realmente il mio canale, perché l'unico modo che avete per sapere se avete vinto o meno è seguire il mio canale, appunto. Vi ho detto che il tutto scade il 21 aprile, tra un mese esatto, quindi non farò l'estrazione il giorno stesso che scade, datemi 2 o 3 giorni di tempo per visionare con calma tutti i video e poi fare a mia volta il video con la vincitrice. Quindi sarebbe tanto facile per me contattare chi vince, ma così
non ho la dimostrazione che chi partecipa è interessato veramente. Invece la dimostrazione ce l'ho nel momento in cui voi continuate a seguire il canale e state lì in attesa di vedere chi può aver vinto. Quindi mi raccomando, 3 giorni di tempo. Allora, adesso credo di aver detto tutto. E se non... eccola qua, lo sapevo che mi credeva la fotocamera. Adesso vi vado a mostrare i premi. Allora, parto da tutti questi fogliettini da Memopad. Ce ne sono tantini, che potete utilizzare come volete per fare bigliettini. Vedete, ce ne sono veramente tanti. Adesso cerco di mostrarveli velocemente. Potete fare bigliettini d'auguri, prendere piccoli appunti, piccole note. Spero che si vedano bene perché ho il sole che mi batte in faccia, quindi non riesco esattamente a vedere come rimangono. Eccoli qua. Poi ci sono alcune mie creazioni. C'è questa pozione, la Verità Serum, che è tutta brillantinosa. Poi c'è la pozione restringente, all'interno c'è del fimo fosforescente, quindi si illumina di notte. Poi, aiuto, mi partono i foglietti, così, voilà, ci sono, ce la posso fare, ci sono queste 3 ciondoli a squisci, che sono morbidi, effetto gomma da cancellare, quindi non sono mollissimi, ma neanche duri come il fimo, e sono finite le creazioni. Poi, metto in palio questi ciondolini, che potete utilizzare come più preferite, quest'altro col funghetto che io trovo carinissimo e questo di Hello Kitty che è troppo tenero. Poi c'è un sacchetto di zucchero finto da utilizzare con le vostre creazioni, un sacchetto di varia minuteria, ci sono anellini, gancetti a occhiello, perline distanziatrici e monachelle, c'è un po' di tutto. Poi questo sacchetto con questo mix di perline sulle tonalità del viola e del fucsia di varie dimensioni, quest'altro sacchettino con queste perline tutte colorate, tra cui alcune del mio, anzi sono praticamente tutte del mio ultimo acquisto che ho fatto. Poi ci sono questi 3 stampini, la base cupcake classica, lo stampino per fare la panna o le cacchine e il mini stampino a croissant, che è la forma di quelli che faccio io, che ho mostrato anche il tutorial. Infine ci sono questi nastrini e ce n'è 1 metro per ogni colore, che potete utilizzare per fare collane, bracciali, fiocchetti, chi più ne ha più ne metta. Allora, i premi, come vedete, non sono proprio tantissimissimi, ma semplicemente perché poi al raggiungimento dei 2000 iscritti farò un ulteriore contest. Allora, visto che il traguardo non è lontanissimo, devo limitarmi un pochino con i premi. Poi dai 2000 in poi ogni traguardo sarà poi di 1000 in 1000, quindi poi magari farò premi un po' più sostanziosi, diciamo così. Allora, questo è tutto. Se ho dimenticato qualcosa, o vi aggiungo le note nel video o vi scrivo comunque tutto nell'info box. Ripeto, il contest parte oggi, 21 marzo, primo giorno di primavera, e finisce tra 1 mese esatto, il 21 aprile. Quindi avete 1 mese di tempo per creazioni a tema appunto primaverile, seguire tutte le regole e le istruzioni che vi ho lasciato a inizio video. E mi raccomando, divertitevi, perché l'importante è sempre divertirsi quando si crea. Io amo la primavera, quindi sono contentissima di fare questo contest proprio adesso. Se avete dubbi, domande, lasciatemi pure commenti qua sotto, scrivetemi privatamente. E niente, in bocca al lupo a tutte, un bacione e aspetto i vostri video. Ciao!